Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Siamo arrivati a dicembre, le temperature nella mia città sono rigidissime perché fa veramente freddo, addirittura hanno previsto neve, ma ci sta con il periodo. E a dicembre, oltre alle temperature rigide, ci sono anche delle novità in libreria. Quindi in questo video andremo a vedere insieme tutto quello che potremo leggere in questo mese di dicembre. Io mi sono scritta tutto qui perché altrimenti a memoria non me lo ricorderò mai. Quindi partiamo subito con il primo libro che è La Guardarobiera di Patrick McGrath, spero si pronunci così, edizione La Nave di Teseo. Questa storia è ambientata in una Londra fredda e affamata del 1947, 2 anni dopo la guerra, quindi. Ci sono climi molto rigidi, la gente che cerca di rimettere un po' insieme i pezzi dopo la guerra, ed è la storia di una donna che dopo la morte del marito viene catapultata in un mondo oscuro, terribili verità, inganni, bugie, e cercherà insomma in qualche modo di sopravvivere a questo mondo nel quale è stata catapultata. È una storia che potrebbe essere intrigante. Tuttavia, quando ho letto la trama non ne sono rimasta così tanto affascinata, però comunque ho voluto portare questo libro nel mio video perché secondo me la trama che ho letto io era un po' sbrigativa, perché comunque non dicevano granché, potrebbe essere molto più bello di quello che può apparire, quindi insomma volevo citarvelo. Il secondo libro che vi volevo proporre si intitola Tre donne, è stato scritto da Dacia Maraini, edizione Rizzoli. Questa è una storia interessante perché sono tre donne, nonna, madre e figlia, che vivono nella stessa casa, vivono loro tre da sole, quindi è la storia di come le loro tre diverse generazioni, tre diversi caratteri, si scontrino e qualche volta si incontrino, quindi è l'intreccio di queste tre vite, di queste tre generazioni e di un equilibrio in bilico, equilibrio che verrà poi ristabilizzato dall'entrata nelle loro vite di un uomo che riuscirà in qualche modo ad appianare un po' tutti i loro contrasti. E questo mi sembra un libro carino, leggero, insomma, da leggere anche magari sotto Natale. Poi il terzo libro che ho voluto inserire in questo video è veramente adattissimo secondo me in questo mese, perché nel mese di dicembre c'è Natale, quindi in questo periodo dell'anno questo libro veramente non poteva mancare. Si intitola Lei, è stato scritto da Maria Pia Veladiano, edizione Guanda. Ed è la storia di Maria di Nazareth, però non la classica storia, diciamo, in prosa, ma è una storia raccontata attraverso diverse forme d'arte, la poesia, la pittura, varie forme come la pittura su vetro, il ricamo, musica, insomma tutte le altre forme d'arte che vi vengono in mente perché veramente ce ne sono tante e mi sembrava un modo originale per raccontare la storia di Maria di Nazareth. Inoltre vengono anche sottolineati molto tutti i sentimenti materni, quelli più umani, cioè quello che una madre desidera per un figlio, quando si teme per il proprio figlio, si teme che possa soffrire, quindi ci sono nel libro anche tutti questi aspetti. E quindi, insomma, può essere un libro un po' diverso sicuramente, però perché no? Magari chi è interessato al genere, anche chi è interessato all'arte, perché al di là della storia di Maria di Nazareth, comunque ci sono anche molte forme artistiche interessanti all'interno del libro. Quindi, insomma, siccome siamo vicini a Natale, volevo inserirlo. Il prossimo libro si intitola Cercando nel buio, l'autrice Elisabeth George, edito da Longanesi. È un giallo thriller. È la storia della riapertura di un vecchio caso dopo il ritrovamento del corpo della madre di Gideon, che è un violinista che stava già riaprendo capitoli del suo passato. Quindi questa storia riguarderà appunto l'indagine dell'omicidio della madre, ma anche l'indagine dell'omicidio della sorella, che è un vecchissimo caso che appunto era stato chiuso, ma che verrà riaperto in occasione del ritrovamento del corpo di questa donna. Quindi questo è un classico thriller, un classico giallo, che sicuramente per gli amanti del genere sarà bello da leggere. Poi in libreria potremo trovare Gli Aquiloni. L'autore è Romain Gary. Credo si pronunci così, spero. Edizione Neri Pozza, voi ormai sapete che con le pronunce, insomma, sono un disastro. È ambientato in Normandia negli anni 30
ed è la storia di due bambini che si incontrano, si scambiano una promessa d'amore. Lui è figlio di un postino che è diventato famoso per il suo talento nella costruzione di aquiloni, e lei è la figlia di un uomo che vince, perde in borsa alla velocità della luce, quindi non si capisce se sia un uomo ricco o un uomo veramente molto povero perché è pieno di debiti. Comunque, insomma, è un uomo che in qualche modo è inserito nella società ed è un uomo di un certo spessore sociale, quindi. Questi due bambini si scambiano una promessa d'amore e soprattutto lui fa di tutto per mantenere fede a questa promessa, anche quando anni dopo poi la guerra separerà le loro famiglie. Quindi è proprio la storia di questa promessa d'amore. È sicuramente un libro profondo e romantico. E quindi, insomma, se siete in un periodo romantico potrete andare a leggere anche questo libro. Sicuramente, da quello che ho letto io nella trama, sicuramente è un libro di speranza. Quindi, insomma, spero che sia poi un bel libro perché stavo quasi pensando di leggerlo, quindi insomma vediamo. Poi in libreria troveremo Ogni storia è una storia d'amore. L'autore è Alessandro D'Avena, edito da Mondadori. Questa è una raccolta di storie d'amore che l'autore praticamente unisce tra di loro attraverso un filo conduttore che è quello di un archetipo classico dell'amore, cioè Euridice e Orfeo. Quindi attraverso questo famoso mito lui praticamente unisce tutti i pezzi, diciamo, fondamentali, tutte le tappe fondamentali della storia d'amore, evidenziando anche quelli che sono i due poli opposti, amore e odio. Quindi, insomma, anche questo è un libro sicuramente molto mitologico, molto filosofico, quindi non so se sarebbe il mio genere, perché a me la filosofia non piace granché. Però per gli amanti del genere sicuramente può essere un libro interessante da leggere perché probabilmente ci sono anche degli aspetti che vanno oltre la storia raccontata, probabilmente ci sono anche tanti simboli, quindi insomma è un libro che volevo segnalarvi. Poi potremmo leggere un libro che a me sicuramente non interessa leggere, però per gli amanti del calcio potrebbe essere interessante. Si intitola Detto tra noi, è scritto da Alessandro Del Piero e edito da Mondadori. Ed è proprio la storia di Alessandro Del Piero, del suo amore per il calcio. È praticamente un dialogo che lui fa con i suoi fans, e in questo dialogo lui si racconta in campo, ma si racconta anche fuori dal campo. Quindi per gli amanti del calcio è sicuramente un libro che può essere interessante da leggere. Poi il penultimo libro che vi volevo segnalare è L'uomo del labirinto, scritto da Donato Carrisi, edito da Mondadori. Ed è la storia di alcune persone che a causa di un caldo anomalo sono costrette a vivere, a lavorare, ad uscire di casa, insomma a muoversi soltanto quando fa buio. E proprio in queste ore di buio praticamente viene ritrovata una bambina che era stata rapita tempo prima. Viene ricoverata in ospedale, proprio in ospedale conoscerà un misterioso e strano, diciamo così, profiler, perché insomma lui indaga non tanto andando a cercare gli indizi all'esterno, ma lui cerca i suoi indizi andando ad indagare all'interno della mente delle persone, perché dice che è lì che si nascondono comunque tutti gli indizi più importanti. E quindi anche con questa bambina farà la stessa cosa e tenterà di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle. Quindi questo mi sembra un libro molto bello che a me attira tanto e quindi penso che lo andrò a leggere. L'ultimo libro è un libro che va bene sicuramente anche per i più piccoli, si intitola Oliver, il gatto che salvò il Natale, quindi è un libro particolare scritto apposta per Natale, come vi dicevo va bene per i bambini perché è la storia di un gatto, è un gatto che vive in un pub, non vuole mai uscire da questo pub, rimane sempre lì chiuso. Poi un incendio di questo locale lo costringe ad uscire nel mondo esterno. Nel mondo esterno si rende conto che le persone gli vogliono bene, che sono gentili con lui, e la sua attenzione viene attratta da una bambina che sembra molto triste. Lui pensa che questa bambina probabilmente ha bisogno di un amico, quindi le si avvicina e sarà protagonista di un piccolo miracolo. Quindi questo libro per Natale, e dicevo appunto anche per i bambini, può essere sicuramente carino e può essere anche un'idea regalo, perché no? Se conoscete dei bambini che amano leggere, potrebbe essere anche una buona idea regalare appunto questo libro. Io mi fermo con questo video, questi erano alcuni
alcuni dei libri che potremo trovare in libreria nel mese di dicembre. Fatemi sapere nei commenti se ce ne sono altri che non ho citato, che magari mi consigliate di leggere o che voi volete leggere. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un like al video se vi è piaciuto. Io vi do appuntamento alla prossima. Un bacio enorme a tutti!